sud-ovest a nord-est, quando normalmente per la legge di Corioli i cicloni si devono muovere nella direzione opposta, perché se la Terra rotea in un senso, il ciclone si sposta nell'altro. Quindi qua abbiamo due controsensi, abbiamo un non senso che è dovuto al fatto che i cicloni non si formano nel Mediterraneo. L'altro non senso è che questo ciclone si muoveva nella direzione opposta a quella che naturalmente anche il compianto Bernacca confermerebbe essere. Quindi che cosa significa? Che questo riscaldamento artificiale delle acque non è certo dovuto a ipotetici cambiamenti climatici, ma a qualche intervento umano. Quindi siamo di fronte anche alla manipolazione del clima per terrorizzare la gente, come ho detto prima, per demonizzare la pioggia e per arrivare alla legalizzazione delle operazioni di geoingegneria che hanno scopi differenti, ma che spacceranno come utile per contrastare un ipotetico, fantasmatico cambiamento climatico. Perché il cambiamento climatico a livello globale non esiste. La NASA ha fornito dei dati falsi, tant'è vero che comunque diversi studi non, diciamo, legati al Pentagono, perché la NASA è controllata dal Pentagono, confermano che negli ultimi 15-20 anni in realtà le temperature non sono aumentate, ma anzi diminuite. Allora, questo cambiamento climatico, questo effetto serra tanto paventato da CO2, da che cosa viene? Solo dalla disinformazione, perché serve per legittimare le operazioni di aerosol, che per ora stanno andando in clandestinità, ma che presto metteranno per legge, in Germania sono state già legalizzate. In più dovremo anche pagarci magari una tassa perché costano, e quindi dovremo anche pagare una tassa per salvarci dal cambiamento climatico, che in realtà, come ho detto, non è un cambiamento climatico provocato da chissà quale emissione di CO2, inquinamento provocato dai poveri cittadini che mangiano, bevono e dormono quando possono, ma dalle operazioni di aerosol stesse. Servono proprio per questo, perché è un business. Anche lì la carbon tax è Ma nata quindi apposta. la tecnologia HARP infierisce su questi cambiamenti? Riscaldatori ionosferici come ARP ce ne sono almeno 25 nel globo, quindi non c'è solo Gacona, ARP di Gacona, ma ci sono altri riscaldatori ionosferici con la tecnologia statunitense, anche gli europei hanno in Norvegia un riscaldatore ionosferico. I riscaldatori ionosferici potenzialmente, come anche il MUOS, possono riscaldare e quindi deformare una zona della ionosfera e quindi perturbare, deviare e sconvolgere i corsi delle correnti a getto. E per questo, siccome le correnti a getto presiedono al clima globale, insieme alle correnti dell'oceano, chiaramente abbiamo dei problemi grossi, laddove magari ci dovrebbe essere caldo, fa freddo, laddove dovrebbe piovere, non piove, in altre zone magari ci sono fenomeni climatici violenti, e questo è dovuto ai riscaldatori ionosferici. Ora, facciamo caso che, per esempio, è un mese e mezzo che il MUOS è acceso, giù a Niscemi, e sta succedendo di tutto, compreso il ciclone, che sicuramente è artificiale e non è naturale, che si trovava proprio a sud del famigerato MUOS, senza parlare poi dell'altro fenomeno strano, anomalo, che si è verificato pochi giorni prima e che ha provocato una marea di danni in quel del Catanese. Eh sì, perché loro le tecnologie che vengono installate in realtà dicono che sono tecnologie di semplici trasmettitori satellitari, ma in realtà la tecnologia ha delle frequenze che permette di utilizzare una sorta di arma, anche arma climatica, arma di energia diretta o una sperimentazione in larga scala anche su tutta la nazione italiana, e loro vedono gli effetti collaterali proprio di queste frequenze. Soprattutto l'Italia, come anche alcuni paesi dell'est europeo, che sono, guarda caso, entrati nella NATO da qualche anno, sono centri di sperimentazione. Tant'è vero che l'accordo Italia-USA, a pagina 38, parla proprio di sperimentazioni in siti nazionali. Quindi si parla di modificazione del clima nella simulazione di fenomeni estremi dovuti a un ipotetico cambiamento climatico, che per loro no, è certo, e quindi si tratta di sperimentazioni militari spacciate poi per lo studio dei cambiamenti climatici. In realtà l'arma, tu dove la testi? L'arma non la puoi testare in un laboratorio all'interno di un'ampolla. L'arma tu la testi sul teatro di battaglia. Che poi il teatro di battaglia sia un paese civile, meglio ancora.
Se poi il teatro di battaglia è un paese che non vale più niente, come l'Italia, che ormai si è venduta tutto, anche le mutande, meglio ancora, perché tanto non ci sarà mai nessun governante che protesterà. Perché se c'è qualche governante che denuncia, come è successo qualche anno fa in Giappone, questo viene ammazzato. In Italia i governanti non hanno questo fegato. Perché qui purtroppo in Italia guadagna uno, guadagna l'altro, poi uno apre la società che progetta e collauda il satellite, l'altro crea la società che deve trasportare la tecnologia, poi danno i terreni per far installare queste tecnologie. Gli accordi, li sappiamo bene come funzionano sotto banco, i guadagni diventano talmente sproporzionati che conviene a tutte le parti gestire questi patrimoni di tecnologia e questi patrimoni di fondi neri clandestini. Sì, un mangia mangia È generalizzato. vero, un mangia mangia generalizzato. Ma io che cosa le posso dire di più? La ringrazio tantissimo per questa, per questo regalo che mi ha fatto, sia a me che alle varie persone che ascolteranno questa diretta, perché penso che lei è una delle persone che in prima linea combatte questi fenomeni, studia questi fenomeni, divulga queste notizie che tanti altri magari hanno paura, no, lascia stare, non mi interessa, non voglio dire questo, non voglio dire quest'altro. Però le persone purtroppo si ammalano, le persone hanno gravi problemi, hanno disturbi, patologie, il cambiamento climatico è talmente palese perché non è possibile, siamo quasi a Natale e abbiamo ancora il caldo dentro casa, anomale surriscaldamenti, anomale radiazioni che provengono da tutte le parti dell'etere, dalla corrente elettrica, dalle radiofrequenze, dai punti radio e tanto altro, e nessuno dice niente, nessuno fa niente. Eh sì, andando avanti così va a finire male. Io invito intanto a visitare il sito, approfitto, tancherenemy.com e i siti collegati, a visionare il nostro documentario che si trova su www.tanker-enemy.eu, un documentario di 61 minuti che, professionale, che spiega bene che cosa è la geoingegneria clandestina e quali sono gli effetti di queste operazioni. E invito anche a continuare a informare a propria volta ogni cittadino è in grado, ha la possibilità di far sì che questa informazione diventi virale, perché certamente se rimane una informazione di nicchia sovrastata dalla disinformazione di Stato, sicuramente non sarà un buon futuro per le prossime generazioni. Sì, infatti cercano di bloccare le notizie di ogni avvenimento anomalo che succede sia in Italia che nelle varie parti del mondo, perché non vogliono proprio far sapere alla popolazione quello che stanno andando incontro, rendendoci dei zombie, diciamo, delle persone che non devono capire la realtà dei fatti, che sta avvenendo. Le persone devono fare la fine della rana bollita, quindi piano piano finiscono bollite, ma non se ne accorgono. È vero, è vero. Gli volevo dire una cosa, ma lei ha fatto delle analisi ambientali attraverso magnetometri, rilevatori di campi elettromagnetici? Per quanto riguarda le onde elettromagnetiche, gli strumenti attualmente in commercio non permettono di rilevare frequenze che sono al di sotto di un certo range. Quindi l'inquinamento elettromagnetico è notevole per quanto riguarda il range di conoscenza, quello che gli strumenti ufficiali permettono di ottenere, conoscere. E quindi sappiamo che le antenne che sono disposte in ogni dove chiaramente hanno delle emissioni. Adesso il governo Monti nel 2011 ha fatto aumentare anche il limite massimo da 6 volts per metro a 36 volts per metro, e non più a misurazione di picco, ma nella media, per cui chiaramente siamo messi veramente non male, malissimo, perché in pratica se adesso c'è una quantità innumerevole di persone che vengono affette e colpite da tumori cerebrali, nei prossimi anni sarà un'epidemia. Per quanto riguarda l'inquinamento delle polveri, abbiamo uno strumento che abbiamo acquistato un anno e mezzo fa e che ha dimostrato la presenza di nanoparticolato in quantità stratosferiche. D'altronde questo particolato è anche visibile in talune condizioni, sia di giorno che di notte, per cui non è quello solo che sentiamo respirandolo, ma è anche visibile. E poi purtroppo ti dico, appunto, per quanto riguarda la misurazione di certe frequenze, c'è solo la sensibilità magari del singolo soggetto che può avere
avere una sensazione di un rumore che tante volte non è percepibile dall'orecchio, logicamente, essendo basse frequenze, ma tramite il corpo, no? Quindi ci sono episodi che sono stati descritti non solo negli Stati Uniti, ma anche in Europa, che descrivono vibrazioni a bassissima frequenza che non sono udibili tramite orecchio, ma che sono udibili tramite corpo, no? Quindi è una sensazione di disagio con una sorta di rumore di alternata che si percepisce, ma che in realtà è un rumore troppo basso per essere sentito dall'orecchio umano. Io ho fatto dei test con un misuratore, diciamo un oscilloscopio, perché facevo delle misurazioni relative alla risonanza di Schumann e ho riscontrato che quando noi ci avvicinavamo alle antenne, il nostro corpo faceva sì che la frequenza dei 50 Hz creava un picco elevatissimo sull'analizzatore. Allora abbiamo fatto un test, abbiamo preso un cavo e ci siamo praticamente collegati un braccio per vedere che cosa succedeva. Sembrava come se il nostro corpo veniva sparato, irradiato dalla frequenza dei 50 Hz continua sul corpo e in alternata, perché le oscillazioni variavano tantissimo. E ho detto, è per questo che noi non abbiamo più la capacità di dormire, che non riusciamo più ad avere una stabilità fisiologica, perché veniamo bombardati da queste radiazioni che penetrano nel cervello in pressione, cioè con una pressione elevatissima. Ma infatti nel documento statunitense l'aeronautica ti vuole LOV, cioè locus of values, l'obiettivo è quello di creare una popolazione che faccia da antenna, trasmittente e ricevente. Quindi in realtà, siccome noi all'80% siamo composti di acqua, ma poi nel nostro sangue è pieno di metalli, noi siamo diventati in realtà delle antenne, anche perché questi metalli, come ti ho detto, oltre ad aver respirato metalli schifosi, abbiamo respirato anche smart dust. Quando hanno chiesto a un tecnico che realizza questa smart dust, gli hanno chiesto espressamente: ma quando la smart dust ricade al suolo, che cosa fa? Il tecnico candidamente ha detto: continua a trasmettere, continua a funzionare. Quindi cosa significa? Che se io la respiro, questa smart dust continua a funzionare. Nel documento l'aeronautica ti vuole LOV, si dice addirittura che questa smart dust può avere un target e quindi può essere inalata da un soggetto che comunque è un soggetto predestinato all'inalazione di quel tipo di smart dust, di quella smart dust che ha una identificazione, e quindi in realtà tu sei tracciato e tracciabile. Certo, ma da una cosa a un'altra, ma quei famigerati filamenti che dicono che vengono creati dalle scie chimiche? Abbiamo pubblicato più di un articolo, mi pare 3 o 4 articoli, proprio in relazione alla ricaduta di questi filamenti, analisi certificate e anche il documentario che poi ti passo ne discute. Analisi certificate francesi hanno dimostrato che si tratta di polimeri contenenti ftalati, quindi tossici per il sistema endocrino, che derivano dalla combustione del carburante aeronautico. Lo so, pure quella è un'altra piaga, perché se si incominciano a diffondere nei polmoni, nelle varie parti del cervello, oppure nelle varie parti del corpo o del naso. Infatti è quello che succede, perché il morbo di Morgellons è una malattia correlata proprio alla inalazione di Sì, questi l'avevo polimeri. studiata questa cosa, avevo visto proprio le persone che venivano attaccate attraverso questi filamenti e la ringrazio tantissimo, spero di avere un'altra opportunità di poter riparlare con lei di queste cose perché sono molto interessanti e parecchie Grazie a te. persone poi vogliono sentire questi avvenimenti di ricercatori, esperti, di persone che operano attraverso queste tecnologie. Con queste interviste vi vogliamo far capire che il sistema del controllo mentale, il sistema del controllo climatico, il sistema del controllo radio si sta divulgando. Se volete seguire le registrazioni, le dirette, le interviste con molti personaggi che parlano di questi avvenimenti, iscrivetevi sulla mia radio web o seguite il mio canale di YouTube. Un saluto a tutti da Emiliano, Babilonia.